Benvenuti, ragazzi. Oggi abbiamo una giornata piena. Oggi abbiamo una giornata piena e io sono disperato perché in tutta la pianificazione che ho avuto durante la settimana, oggi era la mattina in cui faceva protagonismo una bella doccia, il cambiarsi, il prepararsi bene, l'essere presentabili per l'evento, visto che ci aspettano 10 ore di live praticamente. E non è stato possibile, quindi faccio schifo, sono lercio, però il cuore e l'attenzione c'è. È cominciato il nuovo mese. Questo, ragazzi, è uno di quei momenti in cui sento fortemente un senso di Everybody. colpa imprenditoriale e profondamente, diciamo, una sorta di fastidio, caratteriale per la mia incapacità di sbrigarmi a mettere un sub goal, ma grazie dello stupendo supporto che state creando, ragazzi. Quindi io direi: musica da effigie. Abbiamo molto poco preavviso prima del trailer, perché in questo caso non serve esagerare anticipazione per quello che è la mia competenza e ruolo all'interno del franchise Pokémon. Visto che abbiamo già aspramente discusso, e aspramente non è un caso, i recenti tre titoli del nostro caro miliardario progetto di Pokémon Company, Game Freak, Nintendo e così via, sappiamo che parlando di numeri e giocando in maniera superficiale, per il loro in realtà nullo valore se non una sintesi a volte troppo distruttiva di un'enorme critica, ricordo che dia di 6,8 a Spada e Scudo. Vi posso far spammare dalla moderatrice in chat una sorta di review live, una chiacchierata che ho fatto su Pokémon Arceus una volta finito, che si concluse con il 7,1, no? E il fatto che nel ritmo di produzione estremamente volgare ed acceleratissimo rispetto a quello che sarebbe potuto essere cogliere la palla al balzo come ha fatto Ubisoft con Assassin's Creed di Pokémon, siamo comunque sempre nell'ansia di vedere un progetto frettoloso. Quello che è successo con Pokémon Legend Arceus è buono, indipendentemente dalle sue mediocrità, è molto buono. Quindi, confermatemi questo dettaglio. Il trailer non verrà streamato in Premiere, vero? Esce e basta, perché non riesco a trovare nessun link che mi permetta di vederlo in diretta nel mentre lo commentiamo. Esce, lo apriamo e ce lo guardiamo. Abbiamo fatto una ricerca a tappeto con i moderatori. Esce e basta. D'accordo. Sempre meglio di uno shadow drop. Sempre meglio di uno shadow drop, ok? Quindi nessun problema, nessun problema. Io direi: quello che possiamo far qui è essere meno sovraeccitati rispetto magari a quando avveniva, la classica verticalità, no? Visto che collaboro per dei format meravigliosi con Sidonia, adesso abbiamo lui nell'universo verticale, no? Come io ero all'epoca di Elden Ring, e viceversa, io qui, come lui all'epoca, in un contesto più esterno, da però comunque anzianotto del franchise. Io sono stato uno dei bambini che giocò Pokémon Blu al Day One. Sono uno dei invece fortunatissimi e pochi bambini, specialmente dello stivale, appunto, o europei, che hanno potuto viaggiare in Giappone da piccoli per vivere il fenomeno Pokémon, i Pokémon Center, la nascita del gioco di carte prima che arrivasse da noi. Ero uno dei fighetti di scuola con Lugia olografico giapponese che veniva bullizzato per questo mentre gliele rubavano e le buttavano a terra iperpotenti, no? È la classica storia di quelli che vorresti incontrare oggi e farci due chiacchiere. Ma allora, facciamo un po' i conti delle nostre vite. Cosa fai tu? Allora, però. Io direi. No, le cuffie al contrario. Varus, non so se renderti VIP o bannarti, però vedremo. Ragazzi, io non ho tempo, non mi sono neanche riuscito a lavare oggi, faccio schifo. Ok.
faccio schifo, nel senso mi sono oggi detto qua senza alcuna speranza di preparazione. E infatti quello che vorrei fare non è un prologo effigistico su Pokémon, visto che non ho avuto il tempo fisico di prepararmi qui oggi con voi a darvi una presentazione seria, bensì farlo dopo il trailer. Facciamolo dopo il trailer. Ce lo guardiamo e da lì possiamo discutere, visto che io ho fatto un'effigie su Pokémon che ha raccontato in maniera però molto, molto soft e acritica la storia, era un documentario praticamente molto leggero su quello che è stato il franchise, anche dei capitoli che non giocai, e vediamo un po' che succede. Io comincio ad aggiornare perché sono le 15. Sono le 15, sono le 15. Io cerco. Tutti i canali ufficiali vengono. Eccolo qua, 30 secondi fa. Perfetto, ragazzi. Lo schermo rosso è la Switch. Abbasso il volume perché non voglio che sembri la fine. Anzi, ragazzi, lo vediamo insieme. Voglio un secondo dare un momento di attenzione a questo per poi fare una discussione in proprio together. Allora, ne parleremo together. We will analyze the trailer. Ok, vado. A tra poco, ragazzi, sono qua con voi. 3 minuti. Abbastanza classico trailer massiccio. Oh! Ma perché sono così? Guardate quanto è chiaro questo! Ma sono fregnissimi! Scusate. Io boh. Non interrompo. Già mille parole da dire. Monster Hunter! Valstrax! È un Valstrax! Ai boss bruciatori! Non è finito. Come è finito? No, allora, ragazzi. Allora. Sì.
Come scusa? Io, se fosse il trailer del DLC di Elden Ring, vi lancerei addosso tutta la competenza che potrei avere a riguardo e fare delle gran figate. Ma a questo punto chiedo a voi, questo non è l'ultramondo, vero? Questo non è l'universo delle ultra creature. Magari qualcuno di voi è appassionato storicamente? No. E allora è il teaser di un terzo del leggendario. Violetto Scarlatto. Questo. Ok, non sembra. Ok. Ho chiesto perché legittimamente non volevo fare delle gaffe. Mi sembra strano vedere una Pokéball lanciata qui. Però potrebbe solo essere una CGI che ti mostra l'incipit creativo di un terzo leggendario, che poi è un po' come. Allora, ragazzi, io non sto scherzando, qua sto per dire una cosa serissima. Pokémon ha preso a piene mani da Monster Hunter, Clark House. Ok? No, non invito Saido, perché è come se lui invitasse me al trailer di Elden Ring 2. Adesso lui sta facendo 50.000 spettatori, 10.000 sub al minuto. È bello chiacchierarne insieme, ma non gli tolgo il suo momento. E poi, comunque, è interessante avere distinzione, no? Perché io, visto che faccio critica da un po', è fighissimo vedere come lo analizzo senza il verticale appassionato dentro, no? E poi si può fare assolutamente una chiacchierata in futuro insieme. Però, ha preso a piene mani. Cioè, quello che andrò a dire io probabilmente sarà molto diverso da quello che andrà a dire lui. Anche perché lui è me con i Souls. Quindi potrà dire 100 cose in più, ma diverse da quelle 10 che dico io. Quindi, il punto è questo. Ha preso piene mani da Monster Hunter. Ok? E quello che io vedo qui è una meccanica narrativa che credo sia, non scherzando, la stessa del titolo Capcom. È un po' come quando vedete un'espansione G o all'interno della storia gli Elder Dragon di Monster Hunter sono i leggendari di Pokémon ormai, no? E tendenzialmente i leggendari sono sempre stati tre, perlomeno classicamente. Ora, che cosa accadeva spesso con gli Elder Dragon di Monster Hunter? Che ti presentavano la creatura, il poster boy, no? Il cover boy, e poi la storia tendeva a dimostrare, a rivelare qual era veramente la vera minaccia. La vera storia, no? Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Ora, devo distinguere capitolo per capitolo tutto quello che ho visto. Preparatevi perché ho da dire. Non pensavo che avrei avuto così tanto da dire. La prima cosa che mi sento di dirvi è una. Mi permettete di fare. Di dirvi un ossimoro che poi andrò ad approfondire? È incredibilmente difficile da spiegare, ok? Ma da appassionati di Pokémon, io sono appassionato di Pokémon, semplicemente non stellare e non verticale, no? Ma io sono cresciuto con Pokémon. Poi mi hanno, tra virgolette, tradito, proprio nel momento nel quale poi, dopo di qualche anno, si sarebbero ripresi per poi ricadere un po' nell'oblio, insomma, no? Così, permettetemi di dirvi questo. Cazzo che merda! Ho il batticuore! Cioè, è quello che mi ha trasmesso. È quello che mi ha trasmesso. Cioè, è così. È così. So che è confusionario, ma se conoscete Pokémon è esattamente quello che avviene. Vi spiego. La presentazione, la musica. L'ambientazione e la sensazione di quello che potrebbe accadere all'interno del mondo di gioco, finalmente evoluto rispetto al classico spada e scudo che non perdonai dopo Sole e Luna, non lo perdonai, al di là della figaggine dei tornei e le arene di spada e scudo sono la cosa più bella uscita da Pokémon negli ultimi anni, secondo me, mi fa battere il cuore, perché Pokémon
ha una proprietà intellettuale e un franchise talmente forte con i Pokémon dentro che ti fa vibrare delle corde, anche da appassionato JRPG, specialmente adesso che potrebbe essere interessante come il combat system di Arceus. Ma Dio santo! E contemporaneamente vedo un power-up estetico dei personaggi, anche giocanti, del design finalmente che cambia, finalmente un passo in avanti, finalmente qualcosa che potrebbe ricostruire un po' l'estetica, che mi piace un sacco. Ma Dio santo! Cioè, non si può sempre fare il giochino della grafica, eh? Non si può sempre fare il giochino della grafica, ma non si può neanche far finta che non esista il problema. Il problema, ragazzi, è orribile. È terrificante. Cioè, non è questione del ah, le texture sono low res, basta puntare il dito sull'ovvio. Ma non è che, al di là del fatto che l'ovvio non deve essere. Cioè. Non è che se prendi a bastonate qualcuno a un certo punto, solo perché non smetti, lui si abitua e non è più sbagliato, eh? Di nuovo, esiste Monster Hunter Rise. Ora, al di là del fatto che è quello che ho detto prima, non puoi minimamente permetterti di fare Monster Hunter Rise graficamente, né se ti mancano le competenze, né se le fai uno all'anno. Però, ci sono. Cioè, a me queste cose, queste animazioni mi hanno un po' preoccupato. Però, ci sono delle. De guardate, dov'è il Pokémon che si muoveva? Guardate, guardate quest'ombra. Adesso, cioè. Guardate quanto è. Guardate. Il compositing di questa scena. Guardate il compositing di questa scena. Cioè, non è una questione di brutta grafica. Ok? È che fa male agli occhi. Ora, quante chance abbiamo che avvenga una cosa simile al remake di Perla e Diamante? Perla e Diamante. Nei primi trailer aveva un'estetica e tecnica leggermente peggiore di quella che poi è uscita. Hanno migliorato col terzo trailer. Io qua non ho tanta fiducia che possa accadere a causa di quello che è successo con Arceus, ossia, non essendo competenti o non volendo delegare il loro miliardario franchise a qualcun altro, non hanno i sotterfugi tecnici e l'esperienza di nascondere i limiti tecnici dello Switch. Della Switch. Concediamocelo. Quindi, a me, vi spiego, all'interno, a maggior ragione, di uno schermo portatile, che però non è il modo in cui si gioca al 100%, quindi, insomma, non è una giustificazione, vedere, questa grafica, va bene, lo accetto, con quello che può essere definibile mediocre, perché mediocre comunque lo si voglia vedere. Lo accetto, questo no. Cioè, una cosa è la grafica, un'altra è l'estetica. Io ho già fatto un video effigie, si chiama L'effigie delle news, ok? Ed è del 2019, no? Tutti i problemi del 2019 hanno qualcosa in comune, si chiamava. E Pokémon l'ho distrutto in quel video, perché si sta parlando di un'azienda centimiliardaria, no? E abbiamo qui la mancanza di estetica, di compositing. Puoi compositare bene il mondo di gioco a livello di coerenza visiva senza che faccia male agli occhi vedere gli asset e le costruzioni poligonali. Perché se ti stanca la vista giocare a causa della mancanza di risoluzione, è un po' come quello che è successo a me, ma quella, la mia sensibilità, è un difetto anche più personale, con Xenoblade. Che invece utilizza tutti i trucchi per avere una grande grafica, ma peccava di risoluzione, mentre sul portatile non avevo problemi, no? Ecco. Detto questo, non sono d'accordo nel dire è un gioco senza anima, è fatto per i feels e nulla più. Non sono d'accordo. Perché io qua vedo, al contrario, molte cose fighe.
Cioè, io riesco a percepire una certa fatica a vedere una cosa del genere, ma non perché, cioè io, noi tutti, mamma mia, molti di noi abbiamo giocato titoli con una grafica estremamente inferiore. Il problema è che estetica e grafica, compositing e resa finale sono due cose che non sono congruenti. Tu puoi avere una limitazione tecnica e delle texture a bassissima risoluzione e costruirci intorno a qualcosa che può funzionare molto meglio di questo, no? Però, uno, è pieno di dettagli in questo trailer. Allora, ora guardiamocelo mettendo in pausa, ok? Allora, vabbè, game footage is not final è una speranza timida. Qui abbiamo, credo, la stessa chicca del render, vero? Il tappeto a righe? Il tappeto a righe è una citazione dell'incapacità del DS di renderizzare le linee tratteggiate, vero? Le linee medie. Come si dice? Vabbè, andiamo avanti. Aiuto. Allora, al di là del fatto che nessuno si guarda i vestiti così, prima di uscire, qui abbiamo l'inizio, no? Con la casina, e va bene. Code di Pikachu, sì. Questo fa un sacco spada e scudo. Fa un sacco spada e scudo. E questa. Ecco, vedete, qui. Nonostante bruci gli occhi, l'effetto è migliore. Anche per la quantità di cose messe a schermo. Si vede che è la stessa cosa che si è vista nell'Overworld là con l'ombra seghettata 12x12. Però. Anche se sono brutti i fiori, non stanno male in questa inquadratura. Cioè, con questo si può andare avanti, con l'altro un po' meno. Allora, è super spada e scudo o sbaglio? È super spada e scudo, c'è anche la discesa verso. Ecco. Qui notate che non ci sono allenatori. Secondo voi vogliono dirci qualcosa? Non ci sono allenatori che ti interrompono. Voi che dite? Voi che dite? Eh? Ecco. Questo è un market. È un tuttofare. Secondo voi è anche un Pokémon Center? Sembra un distributore di benzina, è vero? Ce n'è uno del trailer di allenatore. Esatto, volevo arrivarci dopo. Esatto. Perché, esatto, è rosso. Esatto, è rosso. Potrebbe essere simile a Final Fantasy XV, Killer, hai ragione. Esattamente. È una sorta di Pokéstop, vero? Sì. No, non credo ci saranno veicoli. Ci saranno Pokémon da cavalcare, probabilmente. Un punto di sosta, esattamente. Però vedete che qua. Qui la risoluzione va proprio a cavallo. Sembrano esserci degli oggetti in vendita. Sembrano esserci degli oggetti in vendita. Allora. Qui vi inviterò. Io dopo questa analisi in diretta fatta da parte mia per quello che è il videogioco, molto meno il Pokémon, no? Andrò a proseguire con la maratona di The Hollow Ring e andremo nell'endgame di Elden Ring prima della fine della seconda run, in cui poi la maratona si chiuderà e ci permetteremo di tornare vicini ai ritmi originali mentre io torno ai progetti principali a ridosso del grande update di Sotorima. Però quindi vi dico, se volete non seguire The Hollow Ring e andare più a fondo nell'analisi, tranquilli, davvero vi dico. Sidonia è di là e sicuramente lui qui si fermerà e andrà a discutere con grande approfondimento prima di scrivere il video. Io sono curioso del cosa la frutta possa significare. C'è da dire che questo cerchio qua mi ricorda la famosa piazza dei tipi Pokémon. Ok? Quindi, il come mai si sia scelta la frutta. Non riesco a percepirlo. Di primo acchito. No, sì.
Ovviamente Scarlett. Non è solo per i colori. Scusate. Crypto. Se io. Analisi di Sabaku no Maiku. Beh, l'uva è viola. Bro. Successo, 100-200.000 iscritti. Lo speculatore dei Souls. Adesso calma, cioè, no, ci sarà ben altro dietro. Non credo, insomma, l'uva è viola, l'arancia, la mela, boh. Così, insomma. Ok. Allora, qui si percepisce Legendary Chaos. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Carino il faro, potrebbe raccontarci qualcosa. Bella l'altezza di questo monte. Non vedo il canyon, ma potrebbe essere. Poi dovremmo vedere nella CGI, se per caso ci troviamo nell'area vicino a dove abbiamo visto i leggendari. Poi dei leggendari ne parliamo un secondo. Allora, io qui non posso non ridere tantissimo. Cioè, io non ci credo. Non è possibile che loro non sappiano esattamente cosa stanno facendo. Ragazzi, è palese. Cioè, sembra che abbia il filtro di Instagram del Chad. Questo ha il mento tagliente e lei è indecifrabile. Cioè, lei è una Cougar fondamentalmente. Cioè, Pokémon Horny. Questo è letteralmente Pokémon Horny. È così. Cioè, questo Lara non deve vederlo minimamente, non può vederlo. Però, molto interessante in realtà, facendo un po' più i seri, il loro abito, eh? Perché se ci fate caso, mi permetto di andare oltre la mia area di competenza speculativa, ma in realtà non è, sto scherzando. Questo abito è una tuta. Adesso dico una stupidaggine, cercate di capire cosa voglio dire. Sembra quasi una tuta G. Ossia, abbiamo tecnologia, tribalità e soprattutto qualcosa che potrebbe non essere solo estetico. È possibile che lui abbia a che fare con luoghi e situazioni a un certo tipo di pericolo fisico, ok? Magari ha anche un elmo, un casco, una protezione per il viso. Però, guardate il background, è lo stesso. È lo stesso. Quindi ne abbiamo uno per versione? C'è un personaggio professore per versione? Sembra una scelta esattamente. È lo stesso identico background. In base al gioco cambi prof. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Esatto, i leggendari. Tradizione contro tecnologia. Esattamente, esattamente. Professor Sada Turo. Ok, stessa cosa. Però sapete che. Allora, c'è una cosa interessante. Ora, non esageriamo. Ma per me. Ah, cioè, vabbè, ha anche i denti appuntiti. Va bene. Che vi devo dire? Cioè, poi è un incidente, ovviamente. È un incidente. Cioè, l'idea, secondo me, da parte loro è ma perché appunto artigli, feralità? No, d'accordo. D'accordo. C'è da dire una cosa: non vorrei esagerare nell'andare deep underground nell'analisi, però se entrambi hanno lo stesso fondale e gli stessi appunti dietro.
Vuol dire che indipendentemente dal loro punto di vista e gli strumenti che utilizzano, la cultura che hanno e le scelte che vorrebbero porre al loro studio, hanno raggiunto gli stessi risultati. Ok? E noi non abbiamo mai visto in Pokémon dei grafici di questo tipo. E quindi, secondo me, è lecito andare a discutere di raggi X, spazio, universi, fisica Pokémon avanzata e cose del genere. Cioè, si sta veramente andando in quella direzione. Fico! 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 Allora, qui ci sono i tre starter. Qui ci sono i tre starter. Che sono carini comunque. Cioè, abbiamo decisamente visto di peggio. Abbiamo veramente visto di peggio, sono proprio contento. La cosa che mi preoccupa sono le evoluzioni, nel senso che spesso si è partiti bene e si è finiti molto male. Dov'è il mio Feraligatr, per esempio? Va bene, abbiamo i tre caratteri, no? Non devo starvi a discutere cosa rappresenta ciascuno, no? E poi, vabbè, internet, che ti devo dire? Sanno esattamente essere. Cioè, in realtà, se c'è una cosa che trovo veramente fighissimo, fighissimo di Pokémon, è quanto riescono agilmente a creare personaggi sempre bellissimi. Sono bellissimi. Tutti. Il professore, un po' banale, ma potrebbe diventare figo con le espressioni giuste. Con le espressioni giuste, non dico che debba diventare villain, eh? Un professore è giusto che sia Daddy, appunto, perché ragazzi, è lì che si va a finire. No, 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 Valar, non sono d'accordo per niente. I design dei personaggi Pokémon sono fantastici. Sono fantastici. Che cazzo vuol dire classica waifu? Non vuol dire niente classica waifu. Internet fa le classiche waifu e trasforma tutto in esse. In realtà, qui il design è sempre molto carino, molto originale e riesce probabilmente a migliorarsi una volta che conosci il personaggio. Anche perché, da come è vestita, mi interessa. Ah, ma che cosa ha sulla spalla? Ah, ma questa è l'arancia. Questo è il simbolo dell'altra posta. Sarà fisso? No, sarà il contrario di quello che scegli tu. Perché i professori sono due, i rivali uno. Due scuole, esatto. Sì, ma ragazzi, cioè. Cioè, veramente, cioè, ma dagli un po' di. Vabbè. Ma ha reagito. Vabbè, no, Iron Man. Ecco, questa è una cosa carina. Questa è fatta per i feel. Questa è fatta per i feel, ragazzi. Questa è fatta per i feel. Questa sì. Questa sì. Non mica l'avevo letto nel trailer. Aspetta, mando la foto. Lo so che l'ha letto, Saido. Immaginavo.
Che l'avesse letto Sidonia, il canale di Pokémon in Italia. Era per mandarglielo da amico. Oh, guarda, facciamo la coop. Sì che l'ha letto. Sta facendo l'analisi anche lui, diversa dalla mia. Vai sul sito ufficiale, ma subito? Ma siamo arrivati a un terzo del trailer. Adesso andiamo sul sito e poi facciamo un pacchetto completo. Ah, ecco, sono altri giocatori questi. Qui cosa abbiamo? Pubblicità, ok. Schermi. E anche un Pokémon Center, se si voglia. La porta di Leyndell. Cioè, come giustifichi una porta? Cioè, che cos'è questa porta colossale? Cos'è questa cosa gigantesca? Ma... Pikachu, perché figurati. Due arance e due uve. Perfetto. Ah, ma secondo voi... No. No, non ti credo. Non ti credo, non ti credo, non ti credo. Cioè, allora, da videogiocatore, questa cosa mi manda dei messaggi. A me questa cosa, perché adesso io sto anche scherzando molto con voi, ma sto sottintendendo delle analisi serie. A me questa cosa mi produce una comunicazione a cui non credo del tutto. Cioè, il cuore ci crede, la mente fa, ma che stai dicendo? Cioè, fondamentalmente, quello che qua mi sta facendo intuire è che tu in multiplayer possa andare dove vuoi. Puoi esplorare insieme lo stesso mondo. Esattamente. Cioè, tu hai altri giocatori che possono muoversi anche a 1 chilometro di distanza e giocare per conto loro per poi rincrociarsi, scambiarsi le cose, così via. Se fosse così, fantastico. Altrimenti, multiplayer asincrono, triste e basta. Però. Adesso faccio. Visto che è un'analisi. Visto che è un'analisi Pokémon, faccio un'altra foto a Francesco e gli faccio anche un audio. Guarda, io ho visto questa immagine. Questa immagine a livello di linguaggio video comunicativo vorrebbe. Dovrebbe suggerire la possibilità di allontanarsi in una seamless co-op dello stesso mondo. Ci credi? Ci credi? Non lo so. Non lo so, mente e cuore hanno risposte contrastanti. Durante le analisi Pokémon, ditemi se vi fa piacere che interagisca così, perché tendo a non farlo nelle mie live. Sapete che sono piuttosto rigoroso. Ecco, a me questa cosa piace molto. Bravi a cambiare il design. Bravi a cambiare il design. Bravi. Cioè, avere un po' di minimo coraggio nel cambiare il tratto dei personaggi mi piace. Mi piace perché non dico che non se ne poteva più, perché è un capriccio, però è un... Il fatto è che io ho 30 anni, cioè il prossimo cambio di design migliorativo lo vedrò nei 50, cioè ma come funziona questa cosa? Bello! Ampharos. Lo so che lei non è Ampharos, però Ampharos lo amo. Ecco, questa è la parte migliore del gioco. Non da vedere, ma è l'evoluzione di cui abbiamo bisogno. Vediamo come si comporta poi. Ovviamente non c'è un menu. Ah no, c'era un menu dopo! C'era un menu! C'era un menu! È vero. No, ma il problema non sono i poligoni, ragazzi. Non sono i poligoni. Ah, cattura critica! Questa cosa, cioè, il coraggio di far vedere questa cosa è sfacciato, è sfacciato. È sfacciatissimo. È sfacciatissimo. Ho un audio.
Ho un audio di side. Sono contento, finalmente possiamo fare una coop run vera. Quindi ci crede. Ci crede, ha una fiducia. Dite che il sito è più. Perché il sito dà più sicurezza? Il sito dà più sicurezza? Ah, è confermato sul sito. Ah, ok, perché conosco i miei polli. Ah, non ci credeva neanche lui, il sito lo rassicura. Perfetto. Raga, cioè, non è malizia, eh? Non è malizia, ragazzi, eh? Non è, guarda, sti polli, sti scemi, no? Cioè, la più grande azienda di intrattenimento del mondo, visto i soldi che fa, praticamente. Lui è carino. Lui è carino. Eccoci qua. Eccoci qua. Non ci dice niente, però. Non ci dice niente, se non che. Sapete che una cosa ce la dice? Sapete che una cosa ce la dice? A meno che non sia una regia. A meno che non sia una regia fatta in maniera molto furbetta. Questa scena ci dice immediatamente che non ci si può più muovere e che hai delle inquadrature sceniche e scenografiche del combattimento. Cioè, alla fine sei sempre in overworld, in open world, sei sempre libero di combattere dove vuoi, però adesso il personaggio è fisso dietro. Che non è una cattiva idea, perché era comunque un po' alla fine inutile fine a se stesso muoversi. Per il resto l'HUD è ininfluente nel dirci nulla. Cioè, i bordi gialli sono carini, ma check status per fortuna è tornata, ma insomma. Il leveling sembra quello tradizionale, dici? Ancora non ho visto abbastanza. Ecco un allenatore. Eccolo! Ma attenzione. È della Covenant. 23 HP sono come i Pokémon di sempre. Quindi livello 6, 23 PS sembra tradizionale. Ok. Una cosa che non succederà e che potrebbero fare sarebbe variegare un po' gli allenatori. Non rendere il ragazzino, tutti lo stesso ragazzino, ma fare 5-6 variant. Ragazzi, non mi metto a fare oh, dinanzi al fatto che ci sono diversi biomi, per carità di Dio. Ecco qua, altra inquadratura. Emote. Scambi. Questa è una parte bellissima del trailer che è una di quelle che ti fa battere il cuore, al di là di quanto è proprio tirata ormai, cioè, a livello di mamma mia, però la soundtrack è bellissima. Combattere con i Pokémon in questi luoghi è fantastico. La domanda è: come funziona? Esatto, sfocato perché mai più di 3 Pokémon a schermo, eccetera, eccetera, eccetera. Però io mi chiedo. Queste non sono palestre, sono cosa, esami, club. Cosa c'è? Cioè, questa sembra la torre Bahamut in Final Fantasy XII. Sono tre luoghi diversi, tre
tre arene dungeon? Vogliono fondere solo l'una con le palestre per creare una via di mezzo un po' più interessante? Esatto, sono palestre ma non palestre, esattamente. Un'ambienza di Final Fantasy XII, esatto. Ok, in realtà qua, salvo andare veramente a fondo e farci il video sopra, ci stiamo. Mentre... A parte il fatto che è palesemente il trailer di Dragon Ball Super, però vabbè. È palesemente il trailer di Dragon Ball Super. I giapponesi devono smettere di fare i loro trope. No, ok, non è lo stesso monte. A me sta cosa del Pokémon con i post bruciatori. Mannaggia. Palesemente tribale e tecnologico, eh. Allora, il fatto è questo. Sono molto fighi, però dobbiamo capire che sono proprio cambiati i Pokémon. Cioè, sono proprio cambiati i Pokémon. Come design, come direzione artistica. Sono molto fighi, molto poco Pokémon. Molto fighi, molto poco Pokémon. Esattamente. Però non li trovo brutti. Cioè, pochino troppo, magari. Mettiamo altre linee, però non sono un designer, quindi in realtà mi permetto solo di dire che dobbiamo comunque capire che certe cose sono cambiate. A volte in meglio, a volte no. L'animazione di lui mi piace tantissimo. Cioè, capite che gli occhi a LED è proprio qualcosa... Non lo so, è... È una firma. È una firma su un contratto. È una firma su un contratto. No, no, ormai esiste Magnemite, ok? Nella prima generazione. Cioè, puoi spiegare. Se Magnemite, ve la faccio semplice. Se Magnemite in Gen 1 avesse avuto gli occhi a pixel, scusate, non avremmo fatto questa discussione. Però c'è un cambio generazionale di mood di Pokémon anche nell'identità delle creature come franchise, ok? Il mood, l'umore, il design dei Pokémon, cioè non sarebbe mai esistito il Pokémon gelato un tempo, ok? Cioè, certe cose sono cambiate, certe cose sono cambiate. Porygon, esatto, Porygon si avvicina molto a quest'idea. Però come giustifichi in Pokédex alcune delle cose che vediamo qui, no? Ma in realtà mi incuriosisce, cioè, sono fighi, basta così, non si può fare overthinking, però io percepisco un cambiamento e non è ma ve la faccio semplice, qual è la mia non lamentela? È semplicemente prendiamone atto, viviamola come consumatori, cercando quello che ci interessa davvero, ossia la qualità del videogioco. Perlomeno a me. Però, vi spiego. Esatto, la bocca in fibra di carbonio, ma quello ci sta, eh. Quello ci sta. Anzi, è la cosa che ci sta di più. Esatto, Blastoise aveva un cannone dentro il guscio. Esattamente, Gamma. Esattamente. Preciso. Spot on. Il fatto è che il percorso dei design dei Pokémon non è stato costante, non è stato coerente con se stesso nei decenni, no? Capite? E facciamo il tototipo?
Facciamo il tototipo? Vi va? A meno che non siano già stati spoilerati dal sito, eh? È un F22 che ha preso consapevolezza, esatto. No, come liccati! No! No! Io avrei detto Dragolotta e Drago Elettro. Io avrei detto Dragolotta e Drago Elettro. Oppure Acciaio Elettro o qualcosa del genere. Cioè, tipo Acciaio Elettro mi sarebbe piaciuto tantissimo. No, ma Drago Acciaio basta, ce ne sono troppi. Il tototipo mi piace, mi diverte molto. È come giocare con gli allineamenti dei personaggi in D&D, no? Ma questo è palesemente non organico. Il Pokédex deve essere molto chiaro a riguardo. Eh no, ce ne sono due, ma sono già leggendari. Nel senso, troppi, sono troppi, sono troppi. Cioè, i leggendari devono essere qualcosa di nuovo. Devono essere qualcosa di inusuale. Ah, Rayquaza, Kyogre ha qualcosa di particolarmente meccanico, ma non è, il meccanico non è un problema, eh. Ricordiamoci che i Machoke nascono con le cinture. Cioè, ragazzi, Pokémon è per me la miglior generazione è la seconda a livello di design. Come maturità, diciamo. Ok. È una balena, è un'orca assassina. Ok. Diamo un'occhiata al sito. Beh, vi è piaciuta come analisi on the go? Oh, scusa. Ops. Solo che abbiamo quindi Violetto Scarlatto. È il terzo Pokémon leggendario. Il terzo Pokémon leggendario. Con quella sorta di, a questo punto, materiale. Di materiale fortemente denso. Similcristallo, ma non sarà cristallo. Non sarà cristallo, capite? Cioè, non sarà cristallo. Non sarà cristallo. Non è cristallo. È un materiale speciale. Ok? È un materiale moderno, probabilmente super, 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 scusate, avanzato, sperimentale, qualcosa che magari potrebbe anche non esistere nel mondo reale. Eh? È un po' window capture. Eccoci qua. Ho sbagliato. Aspettate, devo riuscire a. Vabbè, facciamo così. Eccoci qua. Facciamo bello elegante. Ah, ho capito perché mi fa il pasticcio. Ecco qua, perfetto. Potrebbe veramente essere una roba simil adamantio, eh? Cioè una cosa del genere. More or less. More or less. Se no ci mettiamo full screen, sapete? Potremmo anche metterci full screen e farla finita. Però, se riesco a gestirla, secondo me così possiamo fare una cosa carina. In arrivo il 18 novembre. Ecco, facciamo così. Lo centriamo. Perfetto. Così. Sì, lo avete bello fighissimo. Ok.
Ok. Nuovi Pokémon da scoprire, scopri di più. Sprigatito, Fuecoco, Waxley. Coraidon, Miraidon. Korai e Mirai vuol dire qualcosa in giapponese? Paumi. Ah, ma puoi cliccare ciascuno di essi. O no? Ok, andiamo con ordine. Mirai è futuro. Ah, vabbè, ok, goccia, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Apriamo tutti i Pokémon. Ammazza, che bello il design fatto così. O meglio, più o meno. Cioè, però ha delle cose fighe. Paumi, Lechonk, Smoliv. Allora, Sprigatito. Volubile, sempre desideroso di attenzioni. Può mettere il broncio se vede che un altro Pokémon ne sta ricevendo più di lui. È un gatto, perfetto. Dolce profumo di impasto. Tipo erba. Erbaiuto. Quando Sprigatito impasta con le zampe anteriori, il dolce profumo che emana dal corpo può incantare chiunque si trovi nelle vicinanze. Questo profumo ha proprietà terapeutiche e fa sì che i suoi avversari perdano la voglia di lottare. La composizione del suo pelo vellutato è simile a quella delle piante, il che permette al Pokémon di creare energia assorbendo raggi solari. Si lava il pelo di frequente per idratarlo e agevolare il processo di fotosintesi. Carino. Erba folletto ci sta. Buio non credo proprio. Non direi proprio no. Fuecoco. Rilassato e ama fare le cose con calma. Tuttavia, dato che adora mangiare, parte a razzo verso qualsiasi tipo di cibo, gli capiti a tiro. A proposito. Di cose che sono a tiro e potrebbe essere bello avere qui oggi con noi. Ecco qua. Squame che assorbono calore. Le squame rettangolari che Fuecoco ha sulla pancia e sulla schiena gli permettono di assorbire il calore per poi trasformarlo in energia fuoco. Queste squame sono sempre calde e a volte possono diventare davvero incandescenti, traboccanti in energia. Sopra la sua testa sfavilla l'energia fuoco che trabocca dall'interno del corpo. Quando si agita, gli fuoriescono ancora le fiamme dalla testa. Vabbè, carino. Quaxley. Questo responsabile Pokémon segue sempre il proprio allenatore o allenatrice, molto ordinato e detesta sporcarsi la testa. Sono io. Un gel lucido protegge il suo corpo. Sono io da piccolo. Ha il corpo sempre lucido perché le sue piume secernono un gel che lo protegge dall'acqua e dallo sporco. Lo proteggono dall'acqua, è un Pokémon acqua che non vuole bagnarsi. Sono io da bambino. Il suo ciuffo resta acconciato all'indietro grazie a una densa crema idratante. E quando si secca diventa spettinato. I suoi arti inferiori sono molto potenti e gli permettono di nuotare senza problemi persino le correnti più impetuose. Ferma adesso. Quando lotta, sferra rapidi calci a ripetizione contro i suoi avversari. Dipende dalla qualità delle animazioni. Potrebbe fare. E in quel caso avreste fatto una pessima figura, amici. Non ci fanno cliccare i Pokémon? No! Si dice che i loro poteri superino di gran lunga quelli degli altri Pokémon, intesi come tutti, ma i dettagli sulla loro esistenza sono ancora avvolti nel mistero. Paumi è uno dei Pokémon di Nemi, la tua amica. Nemi. Ok. Bene. Oltre alle sacche elettriche sulle guance, Paumi ha degli organi che scaricano l'elettricità dai cuscinetti sulle zampe. Anteriore, è il Pika Gen 9, sì. Sì. Genera elettricità sfregandosi le guance per poi fulminare. Vabbè, è letteralmente Pokémon.
La sua folta pelliccia non è solo un'ottima difesa contro il freddo, ma gli serve anche per immagazzinare elettricità. Quando si sente minacciato, questo diffidente Pokémon inizia a strofinarsi le guance per prepararsi ad attaccare con una scarica elettrica. LeChonk. Anche questo è di Nemi. Usa il suo olfatto altamente sviluppato per trovare e gustare solo le erbe più pregiate e le bacche più succose. Per via della sua dieta, il suo corpo emana un odore di erbe che i Pokémon Coleottero detestano. Se viene attaccato all'improvviso, parte alla carica in preda al panico. Può sembrare grasso, ma in realtà è tutta massa muscolare che ha sviluppato camminando costantemente in cerca di cibo. No, questa è la miglior descrizione. Questa è la miglior descrizione, ragazzi. Cioè, è tutta massa muscolare che ha sviluppato camminando costantemente in cerca di cibo. Oh. Oh, grazie ragazzi di tutto il supporto di questo inizio mese. Senpai, welcome back, grazie di cuore. Laserbeak, grazie di 14 mesi. Elderblood, grazie di cuore. Scuzio, Mithrandir, Discordia, benvenuti. Oh, grazie delle parole. Si continua. Alessandro DLR, Soldier, Dwight Schrute, MF Oscari, Prince of Augustus Aurinorum, grazie. Ah, Prince of Augusta Taurinorum, grazie di cuore. Max and Cry, grazie dei 7 mesi. Mizuno Nico, La Somma Angela Lansbury, grazie della tier 1 per 6 mesi, grazie di cuore. Satrap 86, welcome back, 30. Checco Gendo, Rodnake, Lorenzo GNT, Steel 98, Sunlight Dodo, Fuffolo, Geppo, Edo Affi, Iron Man, Kizuguchi, Shinjen Kage, grazie a tutti, bentornati. Luco Twitcho, Lach XCV, 6 mesi, Desabu, Simo Valle, GJ Hacker, DC Nikki, G. Barlow, Luigi, Lone Wolfric, Snorri, Overthink TV, grazie. Perdonatemi la pausa di lettura, ma era meritatissima e anzi avrei dovuto farlo molto prima e durante la live. Lost Wings 44, welcome back, grazie di cuore. L'olio che fuoriesce dalla sua testa ha un gusto incredibilmente amaro e allappante e non è fatto per essere ingerito. Se viene spaventato o attaccato, smolli se cerne quest'olio per rallentare i nemici e sfrutta il loro momento di distrazione per scappare. Trasforma i nutrienti che ricava attraverso la fotosintesi in olio che conserva nel frutto che ha sulla testa. In questo modo può facilmente resistere senza bere né mangiare per una settimana. Predilige i climi secchi e soleggiati e sembra passi le sue giornate a prendere il sole. Ok. Il mondo Pokémon si è evoluto. Ah, guarda un po'. Guarda un po'. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arrivano a fine anno. Evolve in un modo tutto nuovo, consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Entusiasmerà anche chi si avvicina alla serie per la prima volta. Potrai tuffarti in un nuovo tipo di avventura all'interno di un mondo da esplorare liberamente, senza l'obbligo di seguire un ordine preciso dettato dalla storia. Ok. Oltre al viaggio che intraprenderai per affinare le tue abilità nell'allenamento di Pokémon, ti aspettano anche molte altre scoperte e storie nuove. Incontra persone e Pokémon di ogni tipo e vivi la tua avventura nel mondo dei Pokémon nel modo che preferisci. Fino a 4 persone potranno giocare insieme. In aggiunta allo scambio e alle lotte, potrai esplorare la regione insieme ai tuoi amici. Potrete incontrare nuovi Pokémon e esplorare aree mai viste prima in compagnia per un'avventura più divertente che mai. Ok. Ecco i personaggi. Ah, è già finita?
Sapete che sembrano un po' usciti da Chrono Trigger? Sembrano un po' usciti da Chrono Trigger. I personaggi principali. Guarda che bella design. Sono deliziosi. Iniziare la tua avventura nei panni di uno dei personaggi principali. Do! Avrai anche un completo diverso da indossare in base alla versione che sceglierai. Tra scarlatto e violetto. Chissà che tipo di storia ti aspetta. Per la prima volta nella storia della serie, visto? Incontrerai un professore diverso in base alla versione di gioco che sceglierai. In Pokémon Scarlatto troverai la professoressa Olim, mentre in Pokémon Violetto ci sarà il professor Turum. Entrambi stanno facendo delle ricerche su alcune storie tramandate nella regione. Nemi, un'abilissima... Interessante. Abilissima. La tua amica Nemi è solare e piena di energie. Adora le lotte Pokémon. È un'allenatrice con molta esperienza. E ti farà da guida nel corso della tua avventura. Ha un'abilità indiscussa nella lotta. Ma sembra che abbia qualche difficoltà a lanciare le Pokéball. Carina sta cosa. È il contrario di Spada e Scudo. Ok. Cioè, se è teoricamente molto abile, è un personaggio che potrebbe far tornare gli avversari e i rivali a un livello decente. Al tutore. Mi piacciono questi pantaloncini super eccentrici con la cravatta arancione. Esatto, ho un tutore per lanciare le Pokéball. Esatto. 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 Però mi sembra di capire che potrebbe avere un design unico, no? Altrimenti avrebbero messo soltanto il logo dorato, penso. Il suo pattern di colori cambierà in base alla versione? Dipende. Dipende se... È il fatto che la storia potrebbe cambiare troppo. Potrebbe cambiare troppo. Potrebbe cambiare troppo. Ok. Questo è un videogioco importante. Ma il vero, vero momento della verità del franchise Pokémon sarà l'anno prossimo. Il prossimo videogioco. Ha entrambi i colori? Ah sì, è vero, eccola, viola, perfetto, perfetto, bravissimi, perfetto, cravatta viola e pantaloni viola. Perché questo titolo è stato sviluppato insieme ad Arceus, ok? Quindi è un po' come Elden Ring che è stato sviluppato insieme a Sekiro. Importante, ti deve far capire come queste idee di design e di sviluppo sono state integrate, ma il cuore di tutto è se questo upgrade, questo passo in avanti, rimarrà fermo la prossima volta. Capite? Cioè, non deve il prossimo anno uscire un Pokémon identico a questo. Indipendentemente da quanti passi in avanti farà. Se il prossimo è come questo, siamo fermi per la prossima ondata, ragazzi. È qua.
qua. Tutto gira intorno a questo. State dicendo un po' di sciocchezze comunque. Da una parte, ragazzi, cosa vuol dire, diciamo, questo da 10 anni? Non è vero. Nel senso, sono 10 anni che fanno sempre lo stesso videogioco. Qui hanno cambiato paradigma e questo è stato sviluppato contemporaneamente al precedente che lo ha cambiato. Quindi è importante vedere se ora rimarranno nello stesso paradigma. E non poteva succedere prima. Virtualmente non c'erano i dati affinché si potesse dire una frase del genere. Cioè, è quello, no? La domanda è questa. La domanda è questa. Vedremo. Vedremo. Purtroppo, a livello di critica ufficiale, se non sarà un tragico videogioco, verrà premiato moltissimo per ciò che è il non essere regredito alla vecchia modalità. Ok? Però ve la faccio semplice. Se questo... ve la faccio easy. Se questo videogioco esce, no? Ed è molto buono, nei limiti di quello che abbiamo già valutato, verrà premiato in maniera esplosiva. L'anno prossimo, se non scappa fuori il lancio di un nuovo Switch, cosa che non credo accadrà nel 2023, il 2023 potrebbe essere l'ultimo anno di Switch a ridosso della prossima. Se non cambia quindi grafica con un engine nuovo, per quanto rimarrà comunque obsoleta per tante ragioni di esperienza e studio, se esce un upgrade di storia, di nuovi Pokémon o un nuovo Leggende, senza essere un vero sequel come tendenzialmente i franchise diventano in grado di creare quando hanno una certa verve creativa e di interesse, insomma, di sviluppo, si dovrebbe essere molto più cattivi, molto, proprio brutalizzanti. Poi io non ho l'inflazione perché non sono una rivista, io sono più indipendente, però anche dentro quelle regole inflazionate, il Metacritic e così via, dovrebbe esserci uno schiaffo, no? Si passa dal 9 al 7, una cosa del genere, perché hai dimostrato bene, sei stato bravo, ma adesso ti sei fermato e sei diventato di nuovo appiattito quando tutto il resto intorno a te si muove, no? Ecco qua. Però ho voglia. Carino. Ok. Mi piacciono un sacco i personaggi. Tra l'altro, guardate. Lei... I due vestiti sono esattamente i due vestiti che lei, eh? Sono esattamente i due vestiti che lei. Paro paro. E questo dimostra che sono design da studente. Sono design da studente. Le due scuole. Esatto. Esatto. Quale versione prenderei al momento? I leggendari, fammi vedere. Scarlatto violetto. Mi aspettavo una tisana. Ah, invece no, i fermenti lattici per la pancina. Grazie. Me ne porti una piena poi. O una tisana. Se no muoio. Santa Lara, esatto, ragazzi. Hai visto... Aspetta, vieni. Hai visto...
Hai visto il trailer? No, ho visto le chonk. Hai visto solo le chonk? Aspetta. 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 Attenzione. Attenzione. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè, i furri li ho visti. No, 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 no. Adesso ti faccio. I furri li ho visti. Vieni, 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 vieni in quadra. Ma non tu. Sento l'audio. Non importa. Come non sento? Non importa. Fammi sentire l'audio. Allora. Ok, attenzione. Entra in campo. Ok. Guarda, non dico niente, ragazzi. Okay. Tu sai che di solito ormai hanno capito che diverse categorie di pubblico. Sì. C'è anche al di là di internet. I personaggi sono sempre stati nelle ultime tre generazioni super fregni, no? Che tu eri impazzita per il professore di Pokémon Go. Io non so di che stai parlando e stai insinuando cose false. Ok, guarda. Professor duro, professor duro, più grosso, cioè, il mento glielo potrebbe fare. È un Pokémon fondamentalmente. Hai la Kaugar, praticamente il giaguaro. Sì, però sono uncanny valley da morire. Eh? Sono uncanny valley da morire. Perché? Uncanny valley? Sono morti. Scusa, ci sono altre scene. No, loro sono. Qua si muovono un po'. Guarda, lei ha anche i dentini da. Aspetta, guarda, arriva. No, vabbè, mi sento male. Oddio. Ho visto solo le chonk. Ok, sì. Il coso grasso, il maialino. Guarda il rivale con le lentiggini. Sì, vabbè. Siamo pronti alla nuova 14enne, insomma. Sì, questo. 10 anni, vai fuori dalla casa. Sì. Oh, così sì. Grasso! La cosa bella, in realtà, ma è così grasso, in realtà la cosa più ispirante che ha lei, solo che potrebbe non essere comico, magari ha in realtà un deficit fisico e sarà pesante nella storia, sì. E così via, è che lei a quanto pare non è capace di lanciare le Pokéball. È così, ma... è bravissima, ma non sa lanciare le Pokéball. Ma a me sembra una cosa tipo divertente. Però ha un tutore sul braccio, quindi magari ha qualcosa. Ah, il tutore sul braccio? Sì, perché non si sa. Ma tipo usare l'altra mano, no? Potrebbe essere una soluzione, no? Guarda, è morbido. È così tondo, è bellissimo. No, è morto. Oh no. Guarda, local, non local, online, sì, coop, per far crashare la Switch. Così va a 10 fps. Oh. Guarda questo, è bellissimo. È tipo un frutto. Un semino grasso. Sono tutti grassi. E poi non sembrano carini. Eh sì, guarda questo bello zoom sulla texture del terreno. Sì, coraggiosissimo. Allora a me vanno. Oh, eccolo! Lui è le chonk. Sì. Guardalo, è così grasso. Ho letto il Pokédex. Ecco. Non è grasso. È muscoloso. Vabbè, come gli ippopotami. Perché c'è scritto che è tutta massa muscolata. Come gli ippopotami. Sì, ma c'è da dire. Tutta massa muscolare creata dal suo costante camminare in cerca di cibo. È perfetto, è il Pokémon. Lui è la forma finale. Io spero che questa cosa non si evolva in un furry terrificante comunque. Perché guarda quanto ci crede. Quanto brutto sto Pokémon. Sì, proprio brutto. Lascialo stare, Ugo. Ah, perfetto. Che è successo? Uno scambio. Finita nello spazio. Bello. Bello lui. Quello mi fa male a guardarlo. Bellissimo. Sì, certo. Meno bello. I pantaloni. Sì. Hai pantaloni. Esatto. Sì, ok. E sembra una figata, tipo palestre 2.0 avanzatissime. E poi hai un misto tra Monster Hunter Rise e Dragon Ball Super. Cosa? Come? Questo è il trailer di Dragon Ball Super. Ora appare Goku con Broly, è palesemente lo stesso trailer.
Guarda, il post bruciatore. Sì, oh, giustamente. No, come tutti i Pokémon. Beh, questi sono, sono copertoni quelli. Sono chiaramente astronavi queste. Sono moto. Sto figo. Sì, i bruciatori fanno schifo, però, però sono, sono carini. Cioè, sono... è inquietante che quello c'è lo smirca. Questo sorride, fa. Sì, ma quello è proprio digitale, ha gli occhietti, sì, gli occhietti LED, LED. Esatto. E poi c'è un teaser misteriosissimo sul vero leggendario. Perché il vero leggendario è un segreto. Sì. Però non si sa cos'è. E dov'è? E mo' arriva. Ah, ok. Sarà un camion, sarà il camion di Kirby. Così. Cosa vuol dire? Cioè... il teaser è questo, sarà, ti fa capire che c'è qualcosa, sto materiale strano. È palesemente un teaser del terzo leggendario. Beh sì, sarà la carta stagnola dello spazio, sarà eh una navetta spaziale, sì, fatta, esatto, un satellite, sarà un satellite. Sarà una roba spaziale. Sarà un satellite con gli occhi. Sarà una cosa spaziale. Sarà un satellite con gli occhi. Va bene, grazie. Allora, ragazzi, domandina lecita. Piaciuto? Penso di aver dedicato il tempo giusto. Secondo me ci stiamo. Abbiamo fatto una bella cosa. Una bella cosa.